Siamo a nord di Pradielis e stiamo vedendo le opere di presa della centrale idroelettrica, erede della storica opera del Malignani. L'ingegner Picci, progettista dell'opera, ci spiegherà le caratteristiche di questa presa. La derivazione della nuova centralina sul torrente Torre ex Malignani prevede la derivazione delle acque in sponda sinistra, in primo piano la scala di monta della fauna ittica e sulla destra il recupero della vecchia edificio sul quale sulla porta, sull'architrave della porta è ancora visibile la data 1906 della data originaria della centralina preesistente. Poi è stato recuperato il primo tratto di canale che è sotto del ponte dove noi ci troviamo fino alla vasca di carico dal quale le strade tra vecchio e nuovo si dividono. Il vecchio andava con una condotta a mezza costa lunga 3500 metri e il nuovo impianto deriva una condotta forzata in acciaio del diametro del 1200 e segue per 2,5 km fino alla centrale. Sulla sinistra il canale interrato originario della centralina ex Malignani. Ecco, qui siamo allo scarico della nuova centrale idroelettrica sul torrente Torre. Sulla sinistra il nuovo fabbricato, ovviamente il macchinario idraulico è 12 metri al di sotto del piano campagna, si vedono le acque di scarico dalla nuova centrale, di fronte il sedime della vecchia centrale originaria del Malignani distrutta con il sisma del 76 e sullo sfondo il canale di scarico che porta le acque al torrente Torre, che è stato ovviamente adeguato e messo in sicurezza col nuovo intervento.